Desidero ringraziare ovviamente il Presidente della Quinta Commissione, Nicoletta Verì, grazie al lavoro della quale siamo riusciti a contenere in tempi ragionevoli, ma anche ad approfondire come era necessario il documento che parte dalle linee guida che ho presentato ad agosto. A dicembre l'abbiamo approvato in giunta, quindi gennaio, febbraio e marzo è stato discusso in commissione con le audizioni, quindi credo che sia stato sviscerato in maniera senz'altro sufficiente, e quindi un ringraziamento particolare va al Presidente Verì e ai commissari, anche quelli di opposizione. Ovviamente un ringraziamento al direttore della mia struttura e all'avvocato Ciaffi, che è il funzionario che materialmente ha seguito questo lavoro, che è stato un lavoro molto molto difficile. Difficile anche per alcuni motivi che sono stati evocati negli interventi. È evidente che c'è un momento complicato da un punto di vista della finanza nazionale, della finanza regionale e anche locale, e quindi nei momenti in cui non si può scialare con le risorse c'è la difficoltà, c'è l'onere di mettere in ordine delle priorità, e credo che lo abbiamo fatto abbastanza bene, con una costruzione partecipata, con una costruzione di piano condivisa, costruendo un documento sincero, leale, che non illudesse nessuno, e con l'obiettivo di consolidare il nostro sistema, se possibile in alcuni passaggi di svilupparlo, di consolidare il nostro sistema di welfare, di più, di integrarlo, perché le politiche sociali non sono solo le politiche sociali, è sociale il lavoro, è sociale la formazione, è sociale l'istruzione. E io credo che per la prima volta un principio di integrazione di politiche e di risorse noi lo abbiamo messo in piedi. Non ripeterò le cose che ci siamo detti tante volte, anche nella relazione del Presidente Verì, le quattro aree. Vorrei soltanto segnalare, perché poi negli interventi che io ho ascoltato anche oggi, devo dire, in qualche passaggio ho avuto l'impressione che il piano non sia stato letto, non sia stato letto tutto, almeno non sia stata letta tutta la, diciamo, la più recente formulazione, perché ho sentito delle cose che non ci sono. Mentre invece nessuno ha messo in evidenza una decina di novità che io vorrei riassumere in 5-6 passaggi e che mi pare possano essere di interesse per le persone. Allora, innanzitutto noi per la prima volta, facendo di necessità virtù, utilizziamo il Fondo Sociale Europeo, i fondi europei per integrare le politiche, per la prima volta. E non è che non si potesse fare in passato si poteva fare e non è stato fatto. E vedrete che questo utilizzo porterà dei benefici notevolissimi, anche di accrescimento del sistema, anche di innalzamento della qualità dei progetti. Qualche passo avanti lo abbiamo fatto anche sull'integrazione sociosanitaria, anche con il contributo di chi ha suggerito di creare un tavolo, che è in piedi. Con quello che abbiamo previsto in ordine al PUA, adesso non leggo tutto, ma io credo che qualche passo in avanti l'abbiamo fatto anche lì. Non ultimo, e qualche intervento, ecco, forse Franco Caramanico non ha seguito gli ultimi passaggi, noi abbiamo stabilito nell'ultima commissione che si riparte con gli enti d'ambito a 35, ma che nel breve volgere di un anno ci sarà l'allineamento degli ambiti distretti. Quello che Franco Caramanico sollecitava, ma non solo lui, mi ricordo il consigliere Sospiri, la consigliera Petri, e alla fine l'unanimità della Commissione. Quindi tra un anno noi arriviamo a questo allineamento ed è, se me lo consentite, una soluzione di mediazione molto positiva. Secondo me meglio di questo non potevamo fare. Devo dire, non lo dice l'assessore, lo ha detto la Commissione all'unanimità, pronunziandosi e votando. All'unanimità, anche il gruppo del PD, il gruppo di
sinistra, non c'era. Abbiamo fatto qualcosa in più sulla tutela della salute mentale, quindi gruppi appartamento, dando la possibilità per esempio agli ambiti invece di utilizzare i finanziamenti per l'ufficio di piano anche per l'organizzazione dei servizi, introducendo delle forme di controllo, perché anche queste sono necessarie per migliorare il nostro sistema, anche le forme di controllo, perché abbiamo degli enti d'ambito tradizionalmente virtuosi e degli enti d'ambito tradizionalmente meno virtuosi, chiamiamoli così, e stavolta controlleremo meglio e di più, anche in loco. Abbiamo introdotto meccanismi di semplificazione nella redazione del piano, quindi c'è una facilitazione per i territori, una diversa politica della spesa, e qui vorrei dire una cosa. Il punto di distonia sulle risorse è facilmente spiegabile. Se uno valuta, bisogna intendersi, se uno vuole sapere quanto si investe sulle politiche sociali o quanto si dà agli ambiti per le politiche sociali, sono due argomenti diversi. Se ci interessa sapere quanto si dà agli ambiti, può darsi che Marinella Sclocco abbia ragione. Se ci interessa sapere quanto viene stanziato per le politiche sociali, non può darsi, ma è certo che abbia ragione io, perché quanto viene stanziato per le politiche sociali è un dato numerico incontrovertibile e viene fuori dalla somma di 33 più 30 più 25, che fa 88. Credo l'1,9 o il 2,1%, forse in meno, può darsi, ma certamente non il 30. A me interessa sapere quanto si investe sulle politiche sociali. Comprendo che a qualcuno possa interessare sapere quanti soldi avranno gli enti d'ambito per le politiche sociali, ci può stare. Dimenticando un piccolo passaggio, che delle risorse previste di Fondo Sociale Europeo, dei 25 milioni previsti di fondi europei, non è che i 25 milioni di euro vanno a Pinco Pallo, saranno costruiti dei bandi in cui sarà necessaria la partecipazione agli enti d'ambito. Quindi gli enti d'ambito attingeranno anche a quei 25 milioni, cosa che insomma Marinella, ne abbiamo parlato tante volte, quindi sono certo che lo abbia compreso, e la voglio ringraziare in particolare lei per il lavoro che abbiamo svolto insieme, e voglio anche dire che credo, al di là delle posizioni che dobbiamo e dei ruoli che dobbiamo recitare tutti, un dato è incontrovertibile: non poteva esistere nessun altro piano sociale regionale. Nessun altro piano sociale regionale, perché da nessun'altra parte trovavamo risorse aggiuntive nel bilancio regionale, da nessun'altra parte nei fondi europei ai quali abbiamo attinto in larga parte, da nessun'altra parte nei canali nazionali, che pure abbiamo dimostrato di saper utilizzare, vorrei dire, benino. E soprattutto nessun altro piano sociale regionale, perché è dimostrato dai fatti, 15 emendamenti sono stati accolti in commissione, 3 emendamenti o 2 emendamenti e un subemendamento ci sono oggi in consiglio, non so, vedremo se saranno accolti. Quali altri emendamenti non sono stati accolti? Quale altra idea di piano sociale ci poteva essere? Non ci poteva essere. Vabbè, su alcune cose sorvolo, vorrei dire soltanto, per rendere onore e merito agli intervenuti, al consigliere Caporale, che fare un piano con le stesse risorse del 2007 non solo era tecnicamente impossibile, ma se avessimo scritto quelle cifre avremmo soltanto preso in giro le persone e i territori, perché insomma, invece di scrivere 88 potevamo scrivere anche 208, tanto poi i soldi non c'erano, avevamo preso in giro i sindaci, avevamo preso in giro gli enti d'ambito, le cooperative, gli operatori,
e in buona sostanza anche i fruitori dei servizi. Quindi questo è il motivo per cui non ci sono le risorse del 2007, non ce l'ha nessuno, né l'Italia, né l'Abruzzo, né la Calabria, e nessuno. Al consigliere Caramanico ho già detto e penso che gli farà piacere. Al consigliere Paolini, così vi dimostro che vi ho ascoltato tutti, al consigliere Paolini, che però non vedo, vorrei dire che una delle cose più qualificanti e sulle quali io ho inciso personalmente e me ne onoro di questo piano sociale regionale è proprio l'assistenza ai disabili, proprio nelle scuole, proprio nella consapevolezza che le risorse nazionali per gli insegnanti di sostegno sono risorse insufficienti e spesso i bambini disabili nelle scuole non riescono veramente a integrarsi e avere delle possibilità. E siccome conosco questo servizio, perché io ho fatto l'assessore comunale e non me lo dimentico mai, so quanto è importante per le famiglie e per i ragazzi disabili il servizio di assistenza. Qui c'è scritto che nessun ente d'ambito può diminuire il monte ore a favore dei diversamente abili. Lo può fare soltanto se gli danno già 30 ore, allora si può un po' modulare, ma nessuno può scendere poi al di sotto di quanto garantito in passato. Ed è stato un emendamento, consentitemi di dirlo, rispetto al quale non tutti gli enti d'ambito sono stati d'accordo. Noi abbiamo stabilito che l'assistenza scolastica ai disabili fosse veramente una super priorità e dobbiamo valorizzarlo, perché è una cosa fatta bene che tutti quelli che voteranno questo documento potranno condividere da un punto di vista del merito politico. Parzialmente condivisibili anche le osservazioni del consigliere Milano, che ringrazio perché è sempre particolarmente misurato ed equilibrato. Ringrazio anche il consigliere Menna perché poi alla fine di tutto ha preannunciato un'astensione. Che dire, è stato un lavoro lungo, difficile. Ringrazio ancora una volta la Commissione, ringrazio tutti gli attori sociali che hanno offerto dei contributi. Sono anche contento che siamo riusciti ad arrivare qui in tempi ragionevoli, che altrimenti si sarebbero creati dei problemi. Penso veramente che abbiamo fatto il massimo possibile. Penso anche che votare contro questo piano sociale regionale, anche se ringrazio l'opposizione per non aver fatto un ostruzionismo che sarebbe stato veramente cieco e fuori luogo, votare contro, se fosse possibile, sarebbe da evitare, proprio per le ragioni che ho detto, perché abbiamo fatto un buon lavoro insieme e secondo me meglio di questo materialmente non era possibile. Grazie.